Nicola Brignoli, uno dei Payas Friends, la squadra che ha vinto quest'anno il Palo della Cuccagna. Anzitutto, ve l'aspettavate? No, è sempre dura arrivare in cima come ogni anno, ormai è il quarto anno che lo facciamo, è sempre una bella lotta, però dai, ci si diverte, in compagnia è andato tutto bene, dai. Siete un gruppo di amici quindi? Sì, siamo un gruppo di ragazzi di Peia che abbiamo fondato un'associazione, Peias Friends, che facciamo varie manifestazioni durante l'anno a scopo sociale e di divertimento. E qui vi mettete anche in gioco? Sì, infatti ci piace metterci in gioco e stare in compagnia. Qualche anno di esperienza, quest'anno avete vinto, qual è il segreto per arrivare in cima? Niente, un po' di tenacia, un po' di grinta e la forza di gruppo, dai, che ci vuole in ogni cosa. Un po' di competizione. Mauro Pezzoli, tra gli organizzatori della Sagra del Cinghiale, ma quest'anno anche tra i partecipanti al Palo della Cuccagna. Sì, quest'anno mi sono messo in gioco anch'io perché giustamente bisogna anche mettersi in gioco per fare queste cose. Il Palo è ormai la terza edizione, ormai sta diventando una tradizione nel nostro paese, nella nostra sagra. Tanti anche proprio di Peia, ma anche di altri paesi, è venuta ancora una squadra di Gandino anche quest'anno, si mette a disposizione per fare divertimento, per fare comunque animazioni in questa festa. È andato benissimo, la pioggia al momento ci ha un po' infastidito, ma poi lo spettacolo c'è stato, è stato assicurato. È andata bene anche la manifestazione, ci sembra. Sì, ripeto, il tempo è stato ancora a nostro favore, tutto sommato, infatti il sabato sera è stata una bellissima serata, ci sono state animazioni, musica in giro per la festa, quindi la gente è girata, si sono divertiti. Mi hanno fatto il lancio delle antenne che dal nostro sagrato, che ormai è un terrazzo, c'è un panorama bellissimo su tutta la vallata, queste antenne che partivano, è stato uno spettacolo. Il cinghiale è piaciuto a tutti con la nostra polenta, quindi soddisfatti a pieno per il sabato sera e anche questa domenica con gli hobbisti, con tutti gli spettacoli che c'erano, penso che si siano divertiti tutti. Siamo con il sindaco Silvia Bosio, in questi due giorni Peia si è animata più del solito. Decisamente sì, nella giornata di ieri sera c'è stato davvero un'affluenza notevole in tutte le realtà che si erano attrezzate per poter dare la possibilità di gustare il cinghiale anche nelle diverse attrazioni. C'è stato un pienone che ha invaso il nostro piccolo paese e questo ci rende molto felici e orgogliosi dell'iniziativa che abbiamo proposto. Tra l'altro tante realtà del paese coinvolte. Sicuramente, si sono attivate un po' tutti, dai commercianti alle associazioni per dar vita alle diverse attrazioni e per dar modo a tutti di poter gustare le specialità di cinghiale. Questo a maggior ragione è motivo di orgoglio perché la coesione e la partecipazione di tutti è sicuramente il primo successo della manifestazione.